storie di donne tra la cronaca e la letteratura. Io d'amore non muoio è il libro del caposervizio della Gazzetta del Sud Arcangelo Badolati, che racconta di donne vittime di violenza o che si sono ribellate all'andrangheta, ma anche di donne costrette a prostituirsi o che hanno lasciato un segno nella storia. Badolati ha presentato il suo libro alla Casa Circondariale di Catanzaro nell'ambito del convegno sul femminicidio organizzato dalla direttrice Angela Paravati su proposta dell'Osservatorio Falcone Borsellino Scopelliti, presieduto da Carlo Mellea. È un carcere maschile, ci sono qui 600 detenuti, per cui abbiamo pensato di sensibilizzarli anche su questo tema, e loro hanno un forte rispetto per le donne perché ovviamente la condizione in cui si trovano le porta a ricordare il legame con le mogli, le fidanzate, le mamme, per cui è un terreno ancora più importante per poter incidere e sensibilizzare su questa tematica. Come osservatorio è la prima volta che facciamo iniziative, diciamo, nei confronti dei carcerati, perché il nostro impegno in 25 anni si era rivolto agli studenti. Sono davvero onorato e anche impressionato favorevolmente dal fatto di poter parlare di questo libro di violenza sulle donne di fronte a gente che vive in una condizione ovviamente di reclusione. Un messaggio contro la violenza, insomma, a favore delle donne, in difesa di una cultura della vita, insomma, della pace. Io credo nella vita e nella pace, quindi ritengo che questo libro possa essere utile per riflettere su questo tema. Rossella Galati per l'ACNews 24.